Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Oggi farà 30 gradi, cioè dicembre, fa veramente caldo, bellissima giornata, quindi sono ispirato. Andiamo a fare la pasta per mio figlio, gli gnocchi con cavolo riccio e pancetta. Ragazzi, se non avete mai mangiato il cavolo riccio, lo dovete assolutamente fare perché è qualcosa di bestiale. È economico, moltissime proprietà benefiche e poi sapore bestiale. Andiamo a vedere come faccio i miei gnocchi con cavolo riccio e pancetta. Allora, un po' di acqua a bollire in pentolino e mettiamo il nostro cavolo riccio dentro. Ragazzi, il cavolo riccio, se lo trovate, utilizzatelo perché è ricco di proprietà benefiche, è ricco di minerali, è ricco di ferro e soprattutto pochissime calorie. Noi oggi cercheremo di aumentare queste calorie con una ricettina fatta a dovere. Quindi poca acqua, un po' di sale e si mette il coperchio e si fa bollire fino a quando non sono belle tenere le foglie. Ok, bene bene bene, eccolo qua. Adesso spegniamo il fuoco ed è molto 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 tenero tutto quanto, quindi potete scegliere di frullare tutto e ottenere una crema. Io per un po' schiaccio così e poi metto a scolare. Non la frullo proprio a crema perché comunque ci voglio qualche pezzettino del gambo che si sente un po' sotto, ok? Quindi una volta che l'avete schiacciato con uno schiacciapatate, perché questo qui si serve per fare il purè, no? Lo schiacciate bene in acqua perché è più facile e poi lo scolate in uno scolapasta. Scolatelo bene, non lasciate l'acqua dentro la verdura, mi raccomando. Allora adesso padella sul fuoco, un cucchiaio di olio extravergine, andiamo a mettere un po' di pancetta fresca, non è la pancetta tesa, è pancetta fresca tagliata così a striscioline. Se avete quella tesa, senza nessun problema ragazzi, io ho la fortuna di avere questa che a me piace tantissimo. Il pepe lo aggiungo io fresco così e lo faccio soffriggere a fuoco medio basso fino a che non diventa bello dorato. Adesso che è bello croccante, abbasso un po' la fiamma, vado a mettere un po' di cipolla che io trito sempre e la metto sott'olio, così ce l'ho lì ed è molto molto handy, come si dice, molto manuale, molto utile. Schizzo di vino, vi ho nebbiato la vista ma era necessario. Adesso introduciamo il cavolo riccio, sapore che ricorda molto quello dei cavoletti di Bruxelles, quindi se vi piacciono quelli ragazzi vi piacerà anche il cavolo riccio. È una, ripeto, è veramente un ingrediente benefico, ricco, ripeto, di minerali, di ferro, antiossidanti e fa veramente bene, tantissimi valori nutrizionali che ci servono. Facciamo risaltare tutto insieme alla pancetta, la cipolla e il vino. Per chi non trovasse il cavolo riccio, dico che, per chi sta all'estero intendo, si chiama kale, scritto con la K, kale, quindi cercatelo, miei amici americani, spagnoli, tedeschi, fuori dall'Italia si chiama kale. Dopo un minuto di soffrittura insieme andiamo a mettere più o meno 50 ml di panna, non tantissima, solo il necessario che ci aiuta a tenere il piatto cremoso e soprattutto a farlo mangiare a mio figlio, perché è il metodo migliore per far mangiare le verdure a un bambino, questo almeno per quanto riguarda mio figlio, questo è il metodo migliore, bello saporito. E poi una volta spento andremo a mettere una bella grattata di parmigiano, bellissimo, 30 mesi. Adesso spegniamo tutto e vai il parmigiano reggiano, quindi andate piano con il sale perché la verdura già è salata dall'acqua, poi c'è la pancetta, poi metto il parmigiano dentro, quindi il sale nell'acqua ne va veramente poca, il parmigiano si deve sentire, quindi non siate tirchi. Ora, gnocchi pronti, si mettono in padella
mentre che si mette in padella si porta dietro anche un po' di acqua che ci servirà per saltare bene il tutto. E via di salto, vai così, mamma mia, questo è un piatto buonissimo che fa benissimo e soprattutto spendete pochissimo. Andiamo all'impiattamento, eccolo qua, guardate che robetta, bello, cremoso, il sapore è unico. Abbiamo la parte anche un po' croccantina della pancetta che, ok, quando si cucina con la verdura un pochino si perde la croccantezza, no? Però, insomma, se non la sentite avete dei problemi ai denti. Poi, che ci mettiamo sopra? Ci mettiamo un bel po' di parmigiano. Vi ripeto, il parmigiano si deve sentire. Usate un buon tipo di parmigiano, se non avete 30 mesi, insomma. Però non prendete quelli mix dentro le bustine, almeno questo ve lo chiedo in ginocchio. Un po' di pepe, così, e il piatto è pronto. Allora, cuccioli in campagna, guardate qua che robetta. Guardate che bel primo. Facile, veloce, succoso, economico, buonissimo e nutriente. Anche questo piattino è fatto. Io prima di portarlo a mio figlio però lo devo assaggiare perché devo sapere quello che do a mio figlio. Ci crede nessuno, eh? Però scotta. Quindi soffiate perché brucia. Mamma mia. Che fortunato che è ad avere un padre come me. Sì. Buono. Veramente, veramente buono. Sapore delicato, ma intenso nello stesso momento. Lo dovete soltanto che assaggiare per capire quello che intendo. Ragazzi, vi do un appuntamento alla prossima ricetta. Grazie mille di essere stati con me. Mettete un mi piace, condividete il più possibile. Mi fate un favore enorme. Alla prossima. Ciao, belli.